Salve a tutti, sono Gianluca Magni. Intanto ringrazio la redazione per avermi permesso di fare questa intervista e per avermi permesso anche di parlare di cinema. Allora, partiamo con la prima domanda. Com'è nata la mia passione per la recitazione? Beh, intanto è nata la passione per l'arte in generale. È nata sin da piccolino, quando avevo 6-7 anni. Praticamente è una cosa che mi è nata nel cuore, dentro, nella mente, nella testa. Perché io credo che artisti si nasce e non si diventa. Il talento è una predisposizione naturale, ci vuole la faccia giusta, la giusta determinazione, il giusto carisma, sì, il giusto studio anche, ma poi ripeto, artisti si nasce e non si diventa. Quindi è nata sin da piccolino. Io amavo imitare i film western con John Wayne e da lì poi ho iniziato a lavorare, sono andato a Milano, ho iniziato a studiare, a fare il Centro Teatro Attivo di Milano, poi ho fatto uno stage all'Actor Studio, il mio primo film è stato Lucrezia Borgia, da lì ho iniziato. Vediamo, seconda domanda. Qual è stato il film che ho amato di più interpretare? Per me i film sono tutti belli, sono tutti importanti, sono tutti una sfida perché dovete sapere che fare l'attore è un mestiere meraviglioso perché ci permette di uscire dal nostro essere e di interpretare ruoli diversi, quindi di essere più persone durante la nostra carriera e quindi arrivare a un certo punto della nostra vita e avere una completezza psicologica molto più ampia di una persona cosiddetta normale che fa un lavoro normale. Il film che ho amato interpretare è un film che è stata una dura prova, è stato Enigma per la regia di Fabrizia Fazzi, tratto dalla Pizza di Durmate, nel quale ho interpretato Tiresia, un indovino imbroglione dell'antica Grecia, con battute diciamo chilometriche, una sorta di sperimentazione teatrale. Mi sono costruito il personaggio facendomi crescere la barba oltre un mese, assumendo movenze, assumendo modi di fare, reazioni. Ecco, quella è stata una bella sfida, un film che ho veramente amato interpretare. Altra domanda. Il mio ultimo ruolo in TV è stato in Abete ad Epoca. Lo preferisci rispetto al contemporaneo? Allora, diciamo che sì, mi sento un po' una persona diciamo retro, nel senso quando vedo i castelli dell'epoca mi sembra di esserci nato, di essere, infatti nella mia ricerca araldica che ho fatto io sono ricco possidente feudatario, insomma, dell'Emilia Romagna, quindi si parla di tanti anni fa. Sì, è stata un'esperienza meravigliosa vestire quegli abiti da cavaliere dei Templari 1300, perché mi sembrava di essere veramente un Templare. Non è che lo preferisco, però diciamo che tira fuori qualcosa veramente che ho dentro. Altra domanda. Questa è una domanda provocatoria, bella. Hai partecipato a film girati con un cellulare? Pensi che DP, macchinisti, operatori, eccetera, siano inutili nel cinema? Assolutamente no. Il cinema è nato con la pellicola, poi lo sviluppo non si può bloccare e quindi è passato al digitale, adesso si fanno i film con il telefono, è stata un'esperienza molto bella e credo che sia anche una parte importante per il futuro, perché comunque poi man mano riusciranno ad aggiustare i telefoni, a farli sempre migliori e c'è un grande risparmio di costi a girare con il telefono e quindi non lo potranno bloccare. Poi questo regista con cui ho fatto il film adesso ha anche delle grandi proposte a livello cinematografico e televisivo. Però il cinema, andare al cinema a vedere film è meraviglioso, la telecamera è importantissima, DP macchinisti sono tutti importanti e niente, no. Nessuno deve essere escluso e sarà escluso. Allora, vediamo. Netflix impone standard qualitativi alti di riprese e non accetta immagini riprese con cellulari. Perché secondo te? Ma perché Netflix fa dei prodotti straordinari a livello ma anche di storia, usa veramente budget
importantissimi, non importanti. Noi in Italia non credo che ci possiamo permettere i budget che usa Netflix per tanti motivi, anche perché Netflix gira in spagnolo e in inglese. Noi giriamo in italiano, il nostro mercato copre l'Italia e alcuni paesi latini dove viene usato il doppiaggio, la lingua italiana. Netflix girando in inglese copre naturalmente il mercato anglofono e quindi tutto il mondo. Si può permettere anche di usare budget altissimi, quindi usare tecnologia altissima, Harris, Red, macchine di altissimo livello, e quindi sì, vuole quella qualità perché si può permettere quella qualità. Noi in Italia non abbiamo i budget di Netflix e non ce lo possiamo permettere. Il cinema in sala è morto? Assolutamente no, il cinema è nato in sala, deve rimanere in sala. Perché la sala è meravigliosa, vogliamo mettere l'emozione di vedere un film su un grande schermo che guardarselo su un cellulare o su un computer? No, i suoni che sentiamo sotto la sedia, il Dolby Surround, il 5.1, no, 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 il cinema è nato e deve rimanere la sala. Io sono per la sala, anzi per tutto, perché la gente deve avere possibilità di scelta, ma la sala deve rimanere, non deve morire. Viva la sala, viva il cinema. Allora, vediamo. Se dovesse proporti un ruolo, quale desidereresti? Vorrei essere Robin Hood. Sapete perché? Perché Robin Hood toglieva ai ricchi per dare ai poveri, per dare una giusta, equa vita un po' a tutti, sì, perché comunque nella vita è bello, siccome ci siamo, avere tutti anche delle possibilità per vivere al meglio. Allora, l'attore più bravo del mondo, secondo te, perché? L'attore più bravo del mondo, l'attore più bravo del mondo, vediamo. Allora, l'attore più bravo del mondo in assoluto, per me è Dustin Hoffman. Perché? Perché riesce, passa da uomo da marciapiede a fare Tootsie, dove si traveste da donna, a fare la cameriera, a fare Rayman, dove studia, fa l'autistico con questa radiolina così. Ed è un attore straordinario che ha una capacità di trasformarsi incredibile, perché un attore è tale quando si trasforma, non interpreta sempre se stesso, ma interpreta ruoli diversi, dove deve attingere veramente al suo talento, alla sua personalità, alla sua sensibilità. Quindi Dustin Hoffman. L'attrice più brava del mondo, secondo te, perché? Beh, l'attrice più brava del mondo in assoluto per me è Meryl Streep. Tutt'oggi, perché è un'attrice che ha sempre, tornando all'attore, una capacità di trasformazione straordinaria, veramente sa fare dalla commedia al drammatico. L'abbiamo vista interpretare Il Diavolo Veste Prada in un'interpretazione meravigliosa. Ma la nostra Monica Vitti italiana non era da meno, e Monica Vitti, se fosse nata in America, avrebbe preso almeno 3 Oscar. Poi, credi che il mondo femminile in questo mestiere sia discriminato? No, assolutamente no. Perché deve essere discriminato? Ci sono attrici straordinarie, abbiamo avuto attrici straordinarie in Italia, da Sofia Loren, a Silvana Mangano, a Gina Lollobrigida, a Anna Magnani, e tante a Virna Lisi, comunque, con la quale ho avuto il piacere di lavorarci nella terza serie del Bello delle Donne per Canale 5. No, tutt'oggi Julia Roberts e tante altre sono straordinarie, no, non sono assolutamente discriminate. I miei progetti futuri. Sto girando un film che si intitola Acque Sporche e poi avrò in progetto. Ah, sto progettando un thriller che ho scritto che si intitola Sangue in Chat. Scritto da me in persona, è un thriller che parla di un serial killer che adesca le vittime nelle chat room, poi con stratagemmi le uccide, poi instaura una sorta di sfida a duello con un investigatore privato che sono io, e poi altre cose in cantiere. Beh, allora le domande sono finite, io vi ringrazio per la vostra pazienza di aver sopportato le mie elucubrazioni mentali, ma non ci fate caso, noi artisti siamo così, siamo innamorati di noi stessi, siamo un po' egocentrici, però vengo vicino alla telecamera, ma voi, senza gli artisti in questo mondo, cosa fareste? Saluti a tutti, ciao!